Come va la nuova Giant e Trans? Scopriamolo assieme. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Oggi parleremo della Giant e-Trans Plus, una bici elettrica pensata appositamente per l'all mountain e quindi per il divertimento. Il cuore di questa bici è il motore Yamaha customizzato appositamente per il gruppo Giant. 6 sono i sensori che sviluppano questo motore, che serve a dare una sensazione di pedalata il più possibile veritiera e performante. La bicicletta ha delle geometrie valide, possono essere modificate, quindi abbiamo un angolo da 65.8 piuttosto che da 66 gradi e un piantone sella 76 o 76.7 a seconda delle low o high, quindi a seconda di come vogliamo gestirlo noi. Per i freni si sono affidati a Shimano, con il classico e affidabilissimo Shimano XT con pinza da 4 pistoncini. Per quel che riguarda invece il comparto ammortizzatori, abbiamo la Fox 36 Performance all'anteriore, float naturalmente ad aria, e il DPX2 per quel che riguarda la parte posteriore. Le ruote sono di casa Giant, mentre il manettini cambio e il cambio stesso sono manettini XT, cambio XTR, con la cassetta da 12 velocità 10-51, quindi si va un po' dappertutto. Per quel che riguarda le gomme, hanno utilizzato un Ardent da 2.6 per l'anteriore e un Dissector sempre da 2.6 al posteriore. Come va questa bici? La bici funziona bene. Anche nella posizione 1 il motore spinge bene, non ha questi grandi strapponi, quindi nelle salite trialistiche mi sono trovato bene, senza cappottamenti vari, perché avevamo modulabilità, era come avere le ridotte, quindi anche sulla neve, in quelle situazioni dove tendenzialmente scivola, calibrando bene la spinta sui pedali, il motore dava la giusta energia che ci permetteva di salire anche su grandi pendenze, quindi ottimo, benissimo la posizione in sella, c'è la possibilità di lavorare sul manubrio tanto, quindi alzarlo, abbassarlo, si può lavorare sì, 4-5 cm di differenza, il che significa che possiamo avere una posizione più avanzata, più caricata per la salita, o se vogliamo una posizione più sicura, riusciamo a fare tutto questo lavoro, quindi hanno fatto un bellissimo lavoro. Bene anche il piantone sella, che ci permette di avere una posizione sui pedali dove la spinta delle gambe è molto efficace. Quindi tutto il comparto salita, il comparto escursioni, molto bene. Bene anche la durata della batteria. Se non lavoriamo con la modalità turbo, possiamo stare in giro davvero diverse ore senza grandi problemi. Quindi pensata proprio per questo tipo di bici, per una bici d'escursionismo, è azzeccata anche da questo punto di vista. 3, 2, 1, vai! L'All Mountain è avventura, è scoperta, ma è soprattutto discesa, quindi il punto focale di questa bici è capire come funziona in discesa. È una bici che funziona bene, buona la geometria, stabile, ci permette di lavorare in ogni condizione e di divertirci. Inoltre la possibilità di cambiare assetto anche in corsa con due brugoline ci garantisce la possibilità di avere una bici molto più sdraiata in discesa, che ci dà sicurezza e ci permette di guidare al meglio. Io sono un fan del 29-29 perché secondo me è soprattutto in discesa ci dà quella stabilità e quella uniformità di lavoro che è fondamentale per divertirsi ed essere più sicuri. Quindi anche da questo punto di vista secondo me la performance in discesa guadagna da questa, dall'avere il 29-29 e non come succede per altre bici. Quindi secondo me molto bene. Il fatto di avere due gomme dedicate all'enduro è altro punto di riferimento importante. Forse l'unico aspetto che mi ha lasciato un po' perplesso, che mi ha dato qualche pensiero, è stata la forcella davanti. Spieghiamola. La forcella è super sensibile, lavora benissimo, ammortizza tutto, benissimo il ritorno, quindi copia anche i colpi in sequenza senza problemi. Se però andiamo a cercare discese con grandi pendenze piuttosto che a caricare molto forte nelle curve, ecco, forse è una forcella un po' poco sostenuta. Immagino che sia pensata per un utilizzo escursionistico e quindi da quel punto di vista bene. Se si vuole ottenere qualcosa in più, aprire un po' di più il gas e ottenere qualcosa in più nei tratti scassatissimi, nelle discese ripide o così, forse bisognerà lavorarci un po' sull'idraulica, però secondo me stiamo parlando
di una parte piccola del pubblico di questa bicicletta. Per la maggior parte sarà una forcella fantastica perché non stanca, coppia tutto e permette di andare come fossimo sul velluto. Quindi da quello bene, se si vuole qualcosa di più ci può lavorare sull'idraulica, ma a quel punto non ci sono problemi. Nell'insieme una bici molto divertente, adatta a chi vuole fare escursionismo, adatta anche ad un pubblico di entry level, quindi persone che si trovano per la prima volta su una bicicletta elettrica, perché perdona molto, perché assorbe tutto e quindi non stanca molto. Quindi molto bene questa bicicletta, approvata. Yo, look. I ain't saying that I'm rich, 'cause if I'm honest, I've never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people that I'm better than. Even veterans ain't got the knowledge I do. I've been reinvesting all I ever spent. Stop pretending like you poppin'.